questo video tutorial vedremo come smontare il vetro touch di un iPad 2 senza romperlo, per accedere alla scheda madre ed effettuare le varie riparazioni di cui il dispositivo ha bisogno. Per prima cosa spegniamo l'iPad. Avremo bisogno di una pistola d'aria calda, di tantissimi plettri e di qualche biglietto da visita in cartoncino. Con la pistola d'aria calda impostata al minimo, circa 200 gradi, riscaldiamo il bordo dell'iPad. Infiliamo sotto il vetro un cartoncino, facendo attenzione perché subito a destra del tasto Home è collocata l'antenna Wi-Fi che è incollata sul vetro. Come in questo caso può capitare che si preme inavvertitamente il tasto di accensione, ma non c'è nessun problema, fermiamo l'operazione e spegniamo nuovamente l'iPad. Teniamo sempre a temperatura il bordo del vetro, per fare in modo che il biadesivo che lo tiene incollato si ammorbidisca. Questa fase è fondamentale se non vogliamo rompere il vetro, quindi armatevi di pazienza e riscaldate. Ogni volta che scogliamo una piccola parte, inseriamo un plettro per tenere il vetro alzato ed evitare che esso si rincogli al corpo del dispositivo. Con il cartoncino facciamo piccoli scorrimenti verso l'alto. Arrivati a questo punto facciamo molta attenzione perché sotto il vetro in alto a destra è collocato il flex del pulsante di accensione, del bilanciere del volume del selettore suoneria silenzioso. In alto, ad ostacolarci, troveremo la guida in alluminio per la fotocamera anteriore. Niente paura, non rischiate di rompere niente. Quindi potete applicare anche un po' di forza, ma senza esagerare. Una volta arrivati nell'angolo in alto a sinistra, prestate la massima attenzione, perché in tutto quel lato è presente il flex del touch. Arrivati a questo punto sentirete una resistenza. Non applicate nessuna forza, perché ciò che sentite è il flex che collega il touch alla scheda madre. Quindi rimuovete il cartoncino, ritornate al punto di partenza e muovetevi in senso opposto. Arrivate all'angolo inferiore sinistro, fate attenzione, perché vi ricordo che lì è presente il flex che collega il touch alla scheda madre, quindi non spingetevi troppo oltre con il cartoncino. Una volta che siamo sicuri di aver scollato tutto quanto il vetrino, applichiamo una leggera forza da dentro verso fuori. Se vi rendete conto che state applicando troppa forza, cercate di capire il perché, non insistete. Arrivati a questo punto rimuovete le quattro vitine a croce che fissano l'LCD al corpo dell'iPad. Prendete uno strumento di forzatura di plastica e sollevate con molta cautela il display. Ora vediamo nel dettaglio come rimuovere il display. Bisogna sollevare questo fermo e tirare indietro il connettore. Sempre nel dettaglio vediamo come rimuovere il vetro touch. Sollevate questi due fermi in plastica con molta attenzione. Successivamente scollate il flex che è incollato sulla scheda madre. Una volta che esso è stato scollato, con cura, tirate indietro per rimuovere il flex. Arrivati a questo punto, l'operazione è terminata. Adesso abbiamo accesso a tutta la componentistica interna dell'iPad.